Ciao ragazze, sì, questo in teoria è un video tutorial, però visto che sono un pochino stupida, quando voglio e mi ci impegno, ho cancellato l'intro e le foto del tutorial. Fortunatamente il tutorial è rimasto intatto e mi sa che alla fine è tipo tagliata perché mi si è scaricata la batteria. Insomma, questo tutorial non doveva essere fatto, c'era tutta una congiunzione astrale contro di me, quindi mi trovo a girare questo intro struccata, perché ho fatto vabbè, tanto per il tutorial lo vedranno. E niente, spero che comunque vi piaccia. A me piace molto perché rende gli occhi molto sexy, non so. Poi ho messo questo fucsia con l'azzurro, insomma, lo vedrete, sicuramente avrete visto la foto nell'intro e poi vedrete appunto il tutorial. Mi dispiace appunto non aver fatto una cosa precisa, però insomma, accettatemi per quello che sono. Io niente, spero che vi piaccia, vi mando un bacione e alla prossima. Come al solito ho già applicato la mia base, la Kikoi Base. Ora prendo una matita bianca, questa è di H&M e mi ero scordata di averla, quindi l'ho ritirata fuori. È una matita bianca che scrive abbastanza bene, l'ho provata qui sulla mano perché non mi ricordavo proprio come fosse. E la vado a stendere sulla palpebra mobile e la sfumo con le dita. È un pochino più pastosa di quella di Wygon che mi avete utilizzare sempre, ma visto che quella sta finendo e ho questa, non me ne andrò a comprare un'altra, però quando finirà anche questa di H&M ricomprerò quella di Wygon perché secondo me è imbattibile. Ora prendo la mia dorata Different di Mulac, che lo sapete, la utilizzo in ogni mio video, e andrò a prendere un colore che di solito non utilizzo, che è Bubble, che è questo fucsia leggermente shimmer, non ha proprio delle pagliuzze, diciamo che è un metallico, satinato, non so definirlo, e lo vado a stendere sopra la matita bianca con questo pennello semplice da ombretto. Ora prendo un pigmento, userò un pigmento della Crema Lux Minerals, tipo, mi erano stati inviati un po' di campioncini, questo è il numero 79, ve lo faccio vedere swatchato perché è un casino. Io non uso i pigmenti perché li trovo veramente scomodi. Ma guardate che cos'è questo colore, cioè un borgogna bellissimo. Allora, e io mi pulisco le mani, se no poi me lo trovo veramente in ogni dove. Lo vado a prendere con il 217 di MAC, il mio pennello da sfumatura fidato. Lo metto un po' nel tappino e lo vado a mettere nell'angolo esterno e lo sfumo nella piega. Ora prendo un pennello fluffly, un nuovo termine inglese-italiano, o giorgese anche. Prendo questo, un pennello un po' cicciotto, insomma, fluffy, come si dice? Questo non mi ricordo, l'ho preso da acqua e sapone, se non sbaglio. È un pennello bello grosso e vado a sfumare la parte più alta dell'ombretto. Naturalmente all'angolo esterno prendo il mio dorato nero opaco, questo è sempre della Essence, il 12 Newcomer, che non si trova più, quindi così io lo ridico in ogni video, magari è la prima volta che mi guardate e mi prendete per pazza, e lo vado a stendere con un pennello a penna, questo è sempre di acqua e sapone, nell'angolo esterno e ne metto un pizzico proprio anche nella parte inferiore, proprio all'angolo esterno, giusto per continuare il make up, e poi riprendo il 217 e vado a sfumarlo. Con lo stesso pennello a penna vado a riprendere anche il colore che ho messo nella piega, lo metto esattamente subito dopo il nero, lasciando però libero l'angolo interno. Nella rima interna vado a mettere una matita azzurra, se la trovo, eccola, è la 813 di Kiko, che è un color pastello, e la vado appunto a mettere nella rima interna. Nell'angolo interno vado a prendere questo ombretto di Essence, che dubito facciano ancora, questo era un Holograph Effect, sempre perché non riesco a parlare, ed è il 42, il Mystic Purple. Io ho sia il Mystic Lemon che questo, che è il Purple, questo qui è sul grigio, mentre il Mystic Lemon è leggermente giallino, e lo vado a stendere con un pennello piccolino, questo di H&M, sia sotto che sopra. Mi scordo ogni volta di quanto sia bello questo ombretto, come punto luce è fantastico. Passo alle liner, uso sempre il mio liner in gel di Maybelline, questo è quello nero, e lo vado a stendere con un pennellino angolato, e questo è sempre di acqua e sapone. Mascara vado a mettere sia sopra che sotto l'Ultra Tech Curve di Kiko. Ok, il trucco degli occhi è finito, possiamo mettere... No, mi sono scordata una cosa! Vado a mettere con un pennello grande il solito
Sì, l'anno opaco della differente di Mulak, come al solito, vabbè, non era indispensabile, però insomma. Di là l'avevo fatta e di qua no. Ok, ora il trucco è veramente finito e passiamo a mettere blush rossetto. Rieccoci qui, ho già fatto la mia base, vado a mettere come blush il mio, uno dei miei preferiti, che è il Fardo Lover della Eufydra. E questo è lo l'Aurora, l'ho già detto. Questo qui bellissimo quadrettato con il pennello da blush di Catrice. Blush è stupendo, qui ho un mostro marino, alieno, che sta per appropriarsi tutta la mia faccia, speriamo di no. Messaggio sulle labbra, vado molto tranquilla, tranqui funky, e vado a mettere un Amplified di MAC, questo è il Blanket, che è un bellissimo nude, che mi piace tantissimo. Din. E voilà. Questo è il trucco, sulle labbra sono rimasta abbastanza sobria perché insomma sugli occhi ho un bel po' di colore. E niente, quindi ora io esco, ci vediamo al prossimo video.